qui fanno i turisti, i cittadini a conoscere Coppi anche attraverso lo sport e il ciclismo. Ma diciamo che Coppi è conosciuto universalmente, per cui diciamo non ha bisogno di essere promosso, è lui che promuove il paese dove è nato, ma anche e soprattutto il territorio che lo circonda e direi tutto il mondo. È una sinergia, il fatto che la gente venga qui nel nome di Coppi, poi scopre il territorio ed è la stragrande maggioranza, poi c'è qualcuno che viene qui per il territorio e scopre che è il paese natale di Fausto Coppi. Per quanto riguarda i giovani, invece, come far conoscere Coppi attraverso magari anche la ristorazione? Ma dunque, diciamo che comunque può non sembrare, ma i giovani lo conoscono benissimo, io me ne rendo conto vedendo l'età delle persone che vengono qui a rendere omaggio a Fausto e Serse che sono sepolti là. Noi adesso abbiamo in mente un progetto in collaborazione con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Tortona che prevede un percorso in realtà virtuale con dei visori, eccetera, proprio votati alle esigenze dei giovani e per far conoscere e Fausto Coppi ai giovani nelle sue location di Castellania e ovviamente anche sinergicamente il territorio. Lei come sindaco cosa ne pensa di questa iniziativa? Io ne penso più che bene, teniamo presente che ormai siamo all'ottava, alla nona, alla decima edizione, sono iniziative che sono bellissime e verranno portate avanti, però vorrei precisare che ci sono delle ciclo amatoriali che sono da 43 anni che ininterrottamente vengono fatte nel nome di Fausto Coppi. Da Fausto Coppi a Luigi Malabrocca. Siamo qui con Serena Malabrocca e noi vorremmo chiederle come avvicinare i giovani al mondo del ciclismo e far conoscere Malabrocca. Innanzitutto, ciao, innanzitutto dovremmo pensare ai giovani ad avvicinarli sempre di più allo sport. Ovviamente il ciclismo è uno sport che, insomma, a volte incute un pochino di paura perché lo si vede come uno sport molto faticoso e non si può negare che lo sia. Ad alti livelli, come tutti gli sport, comporta fatica, poi il ciclismo è uno sport che va praticato in ogni situazione meteo e quindi implica una certa determinazione. Ma la cosa bella del ciclismo o della vita in bicicletta, come la vedo io più che del ciclismo, è la possibilità di vivere i paesaggi, i luoghi che si visitano, i luoghi in cui si vive. In bicicletta aiutano a vivere meglio e ad assaporare veramente quello che la vita ti offre, quindi i profumi, il paesaggio, il contatto con le persone, perché il ciclismo è uno sport o è comunque un'attività in bicicletta quella che ti permette di stare a contatto con gli altri, okay? E quindi credo che per un ragazzo giovane, in questo particolare periodo storico dove si sono un po' persi i contatti, sia importante e credo che la bicicletta sia il miglior strumento che un giovane può avere per ricominciare a vivere e godersi la vita. Collaborazione invece proprio con gli enti locali, con il territorio, come lo trovi? Il mondo del cicloturismo in questo periodo è cresciuto esponenzialmente. Questo perché, come ho detto prima, permette alle persone di scoprire il territorio nel dettaglio, di assaporarne ogni singolo particolare, visivo, olfattivo, ti dà la possibilità di fermarti quando meglio credi, di fare una fotografia, di riposare, di assaporare cos'è la lentezza, di riscoprire tutta una serie di cose che in un certo qual modo si erano un po' perse. Io credo che però le persone ora più che mai stiano riscoprendo tutte queste cose e infatti il cicloturismo, la vita all'aria aperta stanno riguadagnando il terreno che meritavano di avere. Gli imprenditori del settore, i ristoratori e tutti coloro che hanno a che fare col turismo lo sanno bene. Stanno investendo energie e denaro in questo e saranno e sono premiati, e quindi io ci credo molto. Sì. Grazie, grazie mille. Allora salutiamo Serena Malabrocca. Ciao a tutti.